anzi adesso allora ragazzi, prima di iniziare con l'installazione vera e propria dovete un attimo puntare la vostra attenzione a questo, che è un po' spaventoso per chi insomma è alle prime armi, può un attimo scoraggiare, però in fondo è anche qualcosa di simpatico e che, con la quale ci si può giocare tranquillamente. Quello che vedete davanti ai vostri occhi è la Linux Distro Timeline. In pratica sono tutte le distribuzioni Linux uscite dalla sua nascita, quindi dal 1992 ad oggi. Se vedete tutte queste ramificazioni, che magari come vi dicevo possono un po' intimorire, è dovuto ovviamente al fatto a tutto il discorso che faceva prima Peppe sulla licenza libera, sul fatto che poi comunque quando si ha a disposizione una distribuzione di Linux, un sistema operativo del genere, ci si può mettere mano, lo si può modificare a seconda del proprio utilizzo, del proprio piacere, del proprio gusto personale. Nel 92 la storia è iniziata principalmente, indipendentemente da queste distribuzioni che sono nate, come dire, per uso universitario di ricerca, con tre grandi distribuzioni: Debian, Slackware e Red Hat. Col tempo, ovviamente, gruppi di sviluppatori si sono uniti in rete, perché la potenza del software libero è anche il fatto di non prendere delle decisioni all'interno di una stanza, ma soprattutto in rete, in piena libertà, e hanno quindi deciso di prendere una delle singole tre distribuzioni madre, chiamiamole così, e di creare delle distribuzioni che ovviamente potessero accontentare le varie esigenze. Nel nostro caso abbiamo ristretto il nostro raggio d'azione a delle derivate della distribuzione Ubuntu, quindi ci troviamo in questa zona. Perché abbiamo fatto questa scelta? Perché ovviamente uno degli obiettivi del NALU, quindi della divulgazione del software libero, è quello di interfacciarsi con persone che sono all'inizio, che devono comunque magari, che ne so, affrontare il passaggio da un sistema operativo proprietario come può essere Windows o Mac OS X a sistema operativo con Linux. La nostra scelta poi, in particolar modo oggi, è ricaduta su Mint per il semplice fatto che da un anno a questa parte è la distribuzione Linux più utilizzata. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che una persona giustamente che ha le prime armi, se ha delle difficoltà, dei problemi che ovviamente possono nascere, basta che si collega all'internet, digital, insomma, fa una ricerca sul problema che ha e può trovare immediatamente una risposta. Questo ovviamente perché la comunità di sviluppo è molto ampia, quindi bisogna tenere anche molto bene in considerazione questa cosa. Ma più è ampia la comunità di sviluppo, più efficiente, più in una maniera rapida, veloce e indolore si può trovare una soluzione ovviamente ai propri problemi. Quindi vi dicevo, ci ritroviamo in quel campo d'azione. Volendo un attimo estendere il discorso, si può dire che le distribuzioni GNU Linux, ovviamente, come dicevo prima, sono state, come dire, si dividono più che altro per settori. Passatemi il termine, cioè nel senso che magari per degli utenti un po' più avanzati si può tenere in considerazione l'utilizzo di Slackware, o magari per delle realtà, come dire, enterprise, delle realtà aziendali si può tenere in considerazione Red Hat e le sue derivate, e questo ovviamente è un discorso che va fatto per quasi tutte le distribuzioni, quindi magari la difficoltà all'inizio può stare nel districarsi all'interno di questo labirinto, perché alla fine è un labirinto, e quindi magari ci vuole uno dei compiti del NALU, che è quello anche di indirizzare le persone a seconda della propria tipologia di utilizzo sulla distribuzione che più si aggrada. Per quanto riguarda invece al discorso Linux Mint, la cosa che ci viene incontro è anche l'alta compatibilità con l'hardware più recente. Questo perché ovviamente offrendo soluzioni software più aggiornate c'è la possibilità comunque di interfacciarlo con dell'hardware nuovo, di nuova generazione, come magari può essere uno smartphone, come può essere una macchina fotografica, dove ovviamente ci possono essere delle difficoltà. Maggiori difficoltà invece possono accadere nel caso abbiamo a che fare con distribuzioni come Red Hat o Debian, o anche CentOS, che è una derivata di Red Hat, perché ovviamente a causa del loro orientamento aziendale devono garantire una maggiore stabilità. Per garantire una maggiore stabilità ovviamente hanno bisogno di software più vecchio e quindi più datato. A noi invece ovviamente ci interessa comunque interfacciarsi con del software giovane, con del software che possa avere, come dire, dell'alta compatibilità con le ultime tendenze del mercato, e quindi appunto ci orientiamo sulla famiglia delle derivate di Ubuntu, che a sua volta è una derivata di Debian, e tra questi appunto Linux Mint. Un'altra considerazione, mi chiedevano appunto perché abbiamo scelto come desktop environment KDE. Premessa: cos'è un desktop environment? Allora, per desktop environment si intende quello che vi trovate davanti, l'interfaccia che vi trovate davanti. Con questo che cosa voglio dire? Per quanto riguarda quell'immenso labirinto, saranno circa 1000 distribuzioni circa, la base è per lo più la stessa, quindi quello che c'è sotto, il codice, quello che c'è sotto, i comandi di base sono per lo più gli stessi. Quello che cambia
No, questo poi è dopo questa presentazione. Quello che cambia è appunto l'interfaccia grafica con la quale noi abbiamo a che fare. Tra le diverse interfacce grafiche poi ci sono delle peculiarità. Con questo che cosa ti voglio dire? Voglio dire che a seconda magari dell'hardware che abbiamo a disposizione possiamo scegliere comunque la nostra interfaccia grafica. Un esempio, XFCE. XFCE è un desktop environment adatto a portatili o a netbook magari di basse prestazioni o a dell'hardware datato. Basti pensare che per far girare un desktop environment come XFCE bastano 156 MB di memoria e avete comunque un sistema operativo Linux completo. Un altro esempio, LXDE, che se non ricordo male è necessario 256 MB, oppure ancora i più gettonati, in questo caso GNOME e KDE. La scelta è ricaduta su KDE per diverse ragioni. Il primo per una questione di completezza del pacchetto software, in quanto poi lo vedremo durante l'installazione, i programmi che ci sono a disposizione sono davvero tanti, ed anche perché gli ultimi sviluppi di GNOME non sono, come dire, molto avvezzi all'usabilità, in quanto magari la community di GNOME si sta maggiormente orientando più che altro alla realizzazione di interfacce grafiche per netbook. Per quanto riguarda il desktop, KDE rappresenta comunque una valida alternativa. Come avrete notato, magari l'avrà detto anche Peppe, l'avrà detto anche Roberto, magari avete sentito anche Flaviano, una parola che spesso ricorre nei nostri discorsi è la parola scelta. Questo è cosa vuol dire? Vuol dire che vi stiamo proponendo un sistema operativo che vi dà un ampio grado di personalizzazione e di libertà di scelta. Ovviamente, questa è una cosa che è un po' dura di entrare nel cervello delle persone, la considerazione che c'è di Linux non è quella di un sistema operativo di nicchia, anzi, sebbene le percentuali di utilizzo siano comunque scarne, infatti si parla penso dell'ordine dell'uso desktop dell'1%, percentuale che poi si ribalta quando si parla di utilizzo aziendale. Pensate comunque ai vostri servizi di energia elettrica, ai vostri servizi di telefonia, si basano comunque su questo sistema operativo. Google. Posso? Anche Microsoft usa server. Anche Microsoft, esatto. Quindi diciamo che perché cioè, una società come Microsoft non avrebbe problemi di licenze, perché non si autopagherebbe le licenze. Dovrebbe pagare se stessa. Dovrebbe pagare se stessa, quindi avrebbe gratuitamente le licenze, non le usa. Questa è una cosa da tenere in considerazione per far capire giusto le efficienze e le potenzialità di questo sistema operativo. Come vi dicevo, l'utilizzo desktop è in ordine percentuale molto basso, siamo nell'ordine dell'1%. In ambito aziendale ovviamente questa percentuale si capovolge. Quindi ci troviamo con un 90% per le distinzioni con un Linux o comunque i Unix derivati, circa un 8-9% dei sistemi operativi Microsoft e un 2% dei sistemi operativi Windows. Tornando invece alla nostra installazione, tornando a cose più pratiche, quello che vedete davanti a voi è una distribuzione live di Linux Mint 12 con desktop environment KDE. Leghiamo una parola alla volta. Live, che cosa vuol dire? Vuol dire che io in questo momento sto eseguendo un sistema operativo completo senza la necessità di installarlo sul mio PC. Cioè in pratica lo sto eseguendo, in questo caso da chiavetta USB, si può anche seguire da DVD, basta farlo partire da DVD. Il sistema operativo è completo in ogni sua forma, cioè nel senso che avete comunque a disposizione un menu completo con tutti i programmi funzionanti. Questi poi comunque li andremo a vedere a mano, uno a uno, durante un utilizzo classico. Ovviamente la particolarità di un utilizzo live è che quello che fate in questa determinata sessione, poi giustamente non si ripresenterà la sessione successiva, in quanto, vabbè, c'è un profondo motivo tecnico di base, quello che state eseguendo lo state eseguendo in memoria, non lo state eseguendo sul disco. Quindi nel momento in cui spegnete la macchina viene tutto refreshato, non viene salvato quello che. Da qui la necessità ovviamente di installare il sistema sul computer. Ci siamo, viene qua qualche problema, qualche domanda, qualcosa? Allora andiamo avanti. Per quanto riguarda l'installazione, quando vi ritroverete ad avviare la live di Linux Mint, perché si avvia di default in questo modo, potete sia provarla, vedete anche qua adesso ritroviamo, magari sarò più avanti sul concetto di scelta, potete provarla, decidere di non installarla, accettarla definitivamente senza accettare nessuna licenza. Dopo magari che avrete perso qualche minuto nel dire come è carino e simpatico, quasi una partizione gliela dedico e nell'installo, fate doppio clic sull'icona del desktop install Linux Mint e segue il procedimento di installazione. Già si vede da qua che comunque è molto facile e intuitivo, sono quei pochi passaggi all'interno del quale ovviamente dobbiamo scegliere le cose che più ci aggrediscono.